Il Museo dell'Alto Medioevo di Ascoli Piceno è ospitato all'ultimo piano del Forte Malatesta, una struttura difensiva realizzata da Antonio da San Gallo il Giovane nel 1549. E qui, oltre ai reperti provenienti dalla necropoli longobarda di Casteltrosino, abbiamo potuto collocare anche degli elementi lapidei che da tempo erano nelle collezioni comunali ma non erano mai stati esposti, come uno splendido disco in pietra che decorava il campanile della chiesa di Sant'Angelo Magno. Siamo in un'epoca successiva rispetto all'arrivo dei Longobardi ad Ascoli, però nell'intaglio con dei motivi stilizzati di carattere vegetale troviamo proprio le stesse decorazioni che in epoca longobarda possiamo riscontrare nell'oreficeria e in particolare, richiamando la forma circolare di questo disco in pietra, in molte figure longobarde recuperate anche nei primi anni del Novecento a Casteltrosino, nel segno appunto che la presenza longobarda ad Ascoli ha esercitato un'influenza anche nei secoli successivi, indirizzando i lapicidi ascolani ad utilizzare anche nella pietra questi motivi ad intreccio fitomorfi tipici appunto dell'oreficeria longobarda. Adesso appunto Cristina Peroni con un suo congiunto che già abbiamo visto in azione in Pinacoteca ci mostrerà una visita tattile, in questo caso toccando direttamente, perché è possibile farlo, il manufatto in pietra. Sta esplorando tattilmente una pietra calcarea, la forma è tonda, andando verso il centro può vedere la decorazione di un fiore dal quale si irradia un motivo che ricorda per l'appunto le figure conservate all'interno del museo, che avevano una decorazione raffinatissima, ottenuta dagli artisti longobardi utilizzando varie tecniche come lo sbalzo, la filigrana o il colapanello.